Amici di Cosmopolis Media, buonasera, benvenuti al primo appuntamento, nuovo appuntamento con Dentro la Rete, il contenitore di Cosmopolis Media che tratterà le vicissitudini sportive e calcistiche. Ci presentiamo perché per noi è un nuovo inizio, noi ereditiamo questa trasmissione, abbiamo provato a rimodernarla, ringiovanirla, facciamo così, a renderla più fresca. Io sono Dario Galitelli e se vorrete vi accompagnerò in questo viaggio lungo una stagione che speriamo po possa portare fortuna al Taranto. Tratteremo tutto ciò che ruota attorno al mondo del calcio, non soltanto ciò che succede sul rettangolo verde, e in questo viaggio non sarò da solo, non potevo essere da solo, e con me ci sarà per tutto il resto della stagione il mio fido compagno di viaggi, Kevin Mofrusi, al quale passo la parola e do il benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Dario, grazie di avermi voluto ancora come compagno, sei proprio, guarda, Non c'è non c'è bastata proprio, non un'esperienza ti basta soltanto. l'esperienza passata, insomma io ringrazio tutti, do il benvenuto a tutti, ricordo che questa trasmissione va in onda su Cosmopolis Media, sulla Web TV e sarà condivisa anche sulla nostra pagina Forza Taranto Lei, dodicesimo uomo. Prima di tutto però voglio fare un ringraziamento, hai detto Dario che questa non è una trasmissione, è una trasmissione semiserie, hai detto, no? Dobbiamo trattare di calcio. E quindi per trattare di calcio e per essere qui stasera io voglio fare un ringraziamento a Felix Hoffmann. Voi direte Chi chi è è Felix Felix Hoffmann? Hoffmann? È colui che sta permettendo al 50% delle persone qui presenti di essere qui stasera. È l'inventore dell'aspirina, perché ieri abbiamo preso un'acqua che praticamente veniva anche da sotto i gradoni, assurdo. Quindi Dario ti do l'assist per presentare i nostri ospiti. No, ci tengo a precisare che l'acqua l'hanno presa loro, ma anche noi in tribuna stampa, perché a un certo punto è iniziato a piovere Fantastico, anche per in tribuna solidarietà. stampa, quindi. Sì, per solidarietà nei confronti dei presenti allo stadio. Abbiamo un parterre importante come prima puntata, però prima di tutto mi preme ringraziare chi ci sta ospitando e quindi il bar caffetteria Martà in via Pitagora 33. Passiamo al parterre, nell'ordine di vicinanza, e io a questo punto, permettetemi, direi anche di importanza, visto che Mimmo Frusi è il più lontano e quindi il meno importante di tutti, accanto a me ho un calciatore del Taranto Calcio, uno che, diciamo, una persona che è riuscita a realizzare il sogno di tutti i presenti qui, sia nostro che dei tecnici, ovvero quello di indossare la domenica la maglia del Taranto e di difendere i colori della propria città. Sono felicissimo di avere accanto a me Mauro Gori. Buonasera a tutti, grazie. Perfetto. A fianco a Mauro abbiamo il nostro opinionista, delle punte di diamante dei nostri opinionisti, uno stimato professionista tarantino. Do il benvenuto ad Alessandro Latanza. Accanto Buonasera a tutti. ad Alessandro, rappresentante, esponente del dodicesimo uomo Taranto Club, grosso esponente del dodicesimo Grosso uomo esponente, abbiamo lasciato Taranto questa strada. Club. Cominciamo con le offese, No, 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 cominciamo. ma sempre Abbastanza in legale. tempi. Assolutamente sì, parlavamo di presenza mediatica, abbiamo Alberto Stendardi. Sì, un appunto, a parte la stazza e il dress code, non ci avete avvisato a me e a Mauro, eh? Cioè, No, tu Alessandro, minuti in gingheri, camicia, giacca, no. Era a me adesso assolutamente il dress code. voluto, era assolutamente voluto. Volevamo mettervi in difficoltà, in particolar modo te, perché sappiamo di poterci confrontare con una persona della tua Sto stazza. cercando di nascondere la pancia in qualche maniera, sto cercando. Perfetto, perfetto. Partiamo col botto. Allora, ci tocca esordire Mimmo, come al solito, è già successo in altre trasmissioni che abbiamo condotto assieme, quindi potremmo essere noi a portare un attimo di sfiga. Ci tocca esordire con una sconfitta che non è indolore perché diciamo c'è questo mal di vertigini, Mimmo, c'è questa sensazione di vertigini, questo mal d'altezza del E diciamo Taranto che storicamente il che. Taranto, come va, no? Al primo posto, insomma, soffre di vertigini. Insomma, ieri più che di vertigini, forse è stata proprio una vera e propria febbre con questo Sì, freddo, con questo confermo. vento, anche se vento di scirocco, insomma. Le abbiamo prese da una squadra, a mio parere, inferiore, che però è venuta a giocarsela con i denti, con le unghie, che è quello che serve in questa categoria. Ha sfruttato i primi 20 minuti, un attimino, del Taranto, che era sceso Titubanti. titubanti, sì, e quindi diciamo ci siamo trovati a rincorrere una squadra che avrebbe dovuto rincorrere il Taranto. Se il Taranto ieri avesse fatto la capolista in condizioni climatiche ottime, se, insomma, Dario, una sconfitta che però può far bene, perché può far, sai, come si dice a Taranto, può far sbandare, no? Perfetto. Quindi speriamo che avvenga questo e che non avvenga l'effetto contrario, ma noi siamo anzi assolutamente certi che da domenica contro il Fasano vedremo di nuovo il Taranto Che conosciamo, che Mauro. conosciamo. Dici un po', ieri che cosa hai visto? Perché tu comunque eri più Guarda, vicino di noi, di sicuro, quindi. no, penso che voi eravate più vicini di me. No, 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 dall'alto non si. Niente, è una partita difficile, difficile da commentare.
appunti, se giocavamo a box avevamo avremmo vinto noi, stravinto. Abbiamo commesso qualche errore, però come ha detto il tuo collega prima, 20 minuti dell'Andrea, poi il resto sì, solo Taranto, è stato un monologo. Abbiamo fatto qualche errore, ti ripeto, individuale, peccato perché secondo me il Taranto meritava molto di più. Sì, sotto l'aspetto tecnico mi ha colpito il coraggio di mister Panarelli, che poi vedremo nelle immagini. A un certo punto ha rivoluzionato la formazione sradicando la difesa e proiettando una squadra all'attacco. Alessandro? Diciamo che la partita si era messa in una certa maniera. Prendere due gol nei primi 20 minuti in quelle condizioni meteorologiche contro un avversario che poi alla fine ha fatto la partita che voleva fare, cioè quella si è messo dietro per poi ripartire, è chiaro che non sarebbe stato facile per nessuno. Avevamo avuto fra virgolette la fortuna comunque di riaprirla parzialmente con il gol di D'Agostino, sempre considerando che nel primo tempo abbiamo giocato su quel campo e con il vento contro. Ecco, forse se un errore può esserci stato nella gara di ieri è quello di aver approcciato la partita nella maniera sbagliata, perché avevamo perso il tocco, quindi c'è, cioè, praticamente già all'inizio. In partenza, diciamo che avendo il vento contro e quel campo, giocando su quel campo pessimo, probabilmente avremmo dovuto affrontare il primo tempo un attimino più guardinghi e magari affidare la ripresa in favore di vento e meteo un attimino più favorevoli, avremmo dovuto affidare alla ripresa forse gli attacchi maggiori. Purtroppo la partita si è messa subito male, si è complicata. E poi nella ripresa, quando si sembrava tutto, diciamo, incanalarsi verso un probabile pareggio, perché la squadra invece nella ripresa ha approcciato bene, ha reagito bene, le espulsioni, soprattutto quella di Marsili, l'atteggiamento dell'arbitro e in generale un pizzico di sfortuna che purtroppo ieri c'è stata, perché in più di un'occasione siamo andati vicinissimi al gol del pareggio, ci hanno permesso di... Sì, perché gli applausi finali poi dimostrano che la squadra il suo dovere l'ha fatto. Certo. Sono le giornate come quella di ieri, sono giornate che purtroppo nell'arco di un campionato capitano, ma capitano a tutti. Proprio questo volevo chiedere ad Alberto, mi voglio riattaccare un attimo a ciò che stavi dicendo, perché hai completato il discorso dicendo che insomma la giornata negativa di questo Taranto è stata poi condita dalla giornataccia, permettetemelo, me lo passi il nostro editore, dalla giornataccia dell'arbitro, il signor Baldelli di Emilia. E proprio questo volevo chiedere tifoso, no? L'esponente della tifoseria, che pensa... Perché non è stata una giornataccia dell'arbitro, anzi era in pienissima forma l'arbitro, perché secondo me solitamente quando ci sono dei rimbrotti verso l'arbitro si pensa ad episodi, invece non sono stati episodi, è stato dall'inizio alla fine scientifico. Cioè, è riuscito nell'intento secondo te? Sì, anzi, cioè, è proprio chirurgico, scientifico, nel senso che dall'inizio alla fine non ha avuto lo stesso metodo, anzi... Non parliamo di episodi, parliamo dal primo al 96esimo minuto, è stato scientifico. Mi sottolineano da quelle parti, potrebbe essere fan di Scamarcio, perché ieri in tribuna c'era Scamarcio. Non lo so, magari un ex di Scamarcio. Illazioni da parte di Alberto. Ovvio. Il fatto che non siamo decollati mi sembrava un po' come in piazza di Anamene, quello con la busta che fermava il carro armato, era l'arbitro che invece la busta teneva la cartellina, in sostanza. Non siamo decollati per quello. Chiarissimo Alberto. Mimmo, rapidamente, poi andiamo a guardare le immagini. Sì, Dario, io quello che dovevo dire l'ho detto. Condivido in tutto chiaramente quello che ha detto Alberto. E niente, abbiamo delle immagini inedite anche da... Sì, che mostreremo subito dopo. Le vediamo dopo. Perfetto, allora andiamo a guardarci le immagini del match di ieri, Taranto Fidelis Andria 1-3, come abbiamo già detto. Ringraziamo Antenna Sud che ci ha concesso le immagini. Buona visione, tra virgolette.
Sotto sferzanti raffiche di vento e la forte pioggia, il Taranto capolista perde 3-1 in casa con l'Andria, ma perde anche la vetta della classifica, che rimane comunque ad appena un punto. Gioiscono i biancoazzurri del tecnico Alessandro Potenza, che dopo aver punito il Picerno per 2-0 mettono al tappeto anche i rossoblù. Il tecnico del Taranto Luigi Panarelli conferma il 4-2-3-1 con cavalli in porta e sferzanti in avanti a sinistra al posto dell'infortunato Pellegrino e Salatino. L'Andria, solitamente 3-4-3, muta forma nel 3-5-2 a causa dell'infortunio del francese Ina. Il Taranto imprime subito un buon ritmo, ma nei primi 20 minuti compie due errori, li paga caro. Al 13° Paparusso crossa sul primo palo, Cristaldi si avventa come un falco e anticipa Carullo di testa per l'1-0. 7 minuti dopo Carullo gestisce in malo modo il pallone e parte il contropiede. Federiciano è ancora con Cristaldi, l'argentino si invola verso Cavalli e lo batte di giustezza. Il Taranto non è morto e al 25° riduce le distanze. D'Agostino si allarga sulla destra e mette al centro, ma una raffica di vento modifica la traiettoria. Zinfolino è beffato. E questa è l'ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa la generosità del Taranto è evidente, ma al quinto rimane in 10 per l'espulsione di Marsili, che si guadagna un giallo. Poi forse dice qualcosa di troppo e il direttore di gara gli mostra il rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la cronaca dice solo Taranto, che sfiora il pari al 17°. Oggiano spara dai 25 metri, Zinfollino non trattiene, Favetta calcia botta sicura, ma il portiere andriese, classe 2000, compie un prodigio. Al 27° D'Agostino prova a sorprendere Zinfollino con un altro tiro cross velenosissimo, sul quale risponde presente. Il Taranto martella costantemente Pelliccia e ci prova alla mezz'ora, trovando Zinfollino pronto alla deviazione in angolo. Gli ionici pressano ancora e da angolo battuto da Oggiano al 34°, Favetta spedisce fuori da pochi passi. L'Andria, con 6 under in campo, non sfrutta l'uomo in più e rischia ancora al 40° sul cross di Ancora e testa di Disenso. Manzo entra in scivolata su Adamo, sfiorandolo e subisce il rosso diretto. Solo con il doppio vantaggio numerico l'Andria osa di più e triplica al 45° con Manno solo davanti a Cavalli. L'Andria compie l'impresa espugnando per la prima volta nella sua storia Erasmo Iacobone, mentre al Taranto rimane l'ottima prestazione e gli applausi del suo pubblico. Bene, queste le immagini quindi di una sconfitta, quella arrivata ieri, che come dicevamo non è una sconfitta indolore, perché permette così al Taranto, cioè il Taranto viene quindi scavalcato in vetta alla classifica, perde la vetta della classifica, appannaggio del Picerno. Una partita dai due volti, se vogliamo. Mauro, analizziamola insieme. I primi 20 minuti completamente favorevoli all'Andria. Anche per il vento. Anche a causa del vento, come diceva anche Alessandro. Sì, e poi ti ripeto, 70 minuti c'è stata solo una squadra. Certo. Abbiamo contato le occasioni, certo. Sono state più di una, più di due, più di tre. Se la riapri, era il 17° del secondo tempo l'occasione di Favetta. La riapri, secondo me rischi anche di vincerla. Anche di vincerla, sì, sono d'accordo. Il terzo gol è nato perché stiamo attaccando, quindi... Sì, anche perché arriva in una situazione di doppio svantaggio, sì, numerico, infatti, lì siamo in 9, vero Mimmo? Mauro, che cosa svelaci questo arcano? Cioè, che cosa ha fatto Massimiliano Marsili per meritarsi... di così tanto brutto? In un nanosecondo, un giallo e un rosso. Cioè, ha fatto quel fallo che forse c'era, sì. No, sicuramente c'era il primo... Prima di tutto ti faccio i complimenti per questo termine arcano, perché lo sentivamo la prima volta. Perfetto, Mauro si è subito, perdonami, si è subito calato nella mentalità, quindi sarà il nostro ospite. Ha detto, ci siamo confidati, ha detto un termine nulla di clamoroso, nulla di clamoroso, no, l'arbitro si è nervosito. È una cosa che si dice tranquillamente. Sotto sferzanti, secondo me non ci stava, non sapeva, sì, manco dove stava. Termini di campo, dai, io credo che Marsili comunque al di là del nervoso sul momento sia, no, una persona, ma non era manco nervoso, perché si vede dalle immagini che fa fallo, giustamente anche un fallo intelligente, assolutamente, bloccano ripartenza, stavano ripartendo, poi l'arbitro ha voluto fare, secondo me, il protagonista, sì, non so, sì, dove abbia arbitrato, sì, le altre partite, forse avrei un termine arcano. No, teniamo a parte i termini arcani, perché le cose... Ma al di là di questo, non è l'unica volta che l'arbitro si mette a fare il protagonista. Io non voglio adesso ridurre la sconfitta a un arbitraggio indecoroso, però sicuramente ha influito, al di là della prestazione del Taranto dei primi 25 minuti, 20-25 minuti che non sono stati positivi, l'arbitraggio ha influito su quello che poi è l'andamento della partita. Siete d'accordo?
Sotto sferzanti raffiche di vento e la forte pioggia, il Taranto capolista perde 3-1 in casa con l'Andria, ma perde anche la vetta della classifica, che rimane comunque ad appena un punto. Gioiscono i biancoazzurri del tecnico Alessandro Potenza, che dopo aver punito il Picerno per 2-0 mettono al tappeto anche i rossoblù. Il tecnico del Taranto Luigi Panarelli conferma il 4-2-3-1 con cavalli in porta e sferzanti in avanti a sinistra al posto dell'infortunato Pellegrini. Cioè, in pratica l'Andria ha subito 75 minuti di attacchi, si è difesa con 11 undicesimi, ha allontanato il pallone più di una volta in maniera ostruzionistica, ha compiuto una serie di falli su Favetta che io, solo io, ne ho contati almeno 4 o 5. Diretti sull'uomo. Quanti fischiati? No, al di là del fischio, non ha avuto un cartellino giallo, cioè c'è una disparità di trattamento fra le due squadre. Io non contesto le espulsioni, perché diciamo che in quel momento e su quel campo, in un derby, ci possono anche stare. Alessandro, quindi il problema. Ho sentito ieri di Ingradinata, una persona che forse conosciamo entrambi, che diceva: il Taranto primo dà fastidio a qualcuno. Io ritengo che l'arbitraggio di ieri non sia stato un arbitraggio pro Andria. L'Andria ha avuto solo la fortuna di trovarsi nel posto giusto e al momento giusto. In realtà l'arbitraggio di ieri lo ritengo un segnale che la Lega ha voluto dare dopo i piagnistei della settimana, di Torre Annunziata e anche di altre parti che hanno detto il Taranto è favorito e così è avvantaggiato. Sotto sferzanti raffiche di vento e la forte pioggia, il Taranto capolista perde 3-1. Cioè, qui nessuno è favorito, ve la dovete giocare tutti in maniera, diciamo, così. Per cui il problema non è un problema di espulsione di Marsili o dell'espulsione di Manzo. Il problema è che è stato usato un trattamento completamente differente. Le due squadre, una ha avuto addirittura l'allenatore in seconda, Triuzzi, espulso oltre due giocatori, l'altra non ha avuto neanche un cartellino giallo. E vi posso assicurare, se vedete le immagini della partita, al di là dei falli ci sono state più volte perdite di tempo, palle allontanate, addirittura in alcuni casi ci sono state due ripartenze del Taranto bloccate in maniera ostruzionistica a centrocampo. L'arbitro non ha alzato per niente il cartellino nei confronti dell'Andria. È questa disparità di trattamento che va evidenziata, perché, ripeto, le espulsioni, dobbiamo essere sinceri, onesti, potrebbero anche esserci, ma a quel punto tu, arbitro, hai il dovere di essere sopra le parti e quindi di ragionare nella stessa maniera, cosa che lui non ha fatto. Ci permetta però sottolineare, a parte questo lungo, insomma, strascico che abbiamo preso sull'arbitro, Alberto, abbiamo parlato prima di due cose importanti: di una prova importantissima del nostro terzino destro e della prova del pubblico e del rapporto tra pubblico e squadra a fine partita. Sì, diciamo che poi magari lo chiediamo anche a Mauro, questa cosa lo chiediamo magari anche al presidente. Sì, lo chiediamo al presidente, anche perché tra qualche minuto avremo la possibilità di avere il presidente Massimo Giove in linea, e quindi a lui potremo fare facendo istruzione, qualche domanda di più. Se volete non parlo. vai Alberto. No, il segnale fantastico da Piazza Matura è stato proprio l'applauso meritatissimo finale, cioè è stato un abbraccio in una partita persa in un derby da capolista, lo stadio che ha applaudito i giocatori da prima matura. Secondo me, in un paso di un campionato, è un tassello molto importante, importantissimo, è un segnale ed è un ulteriore passo avanti. Secondo me quell'applauso e quell'atteggiamento vale anche più di 3 punti nell'economia del campionato intero, quindi molto molto importante. Pelliccia? Pelliccia, ma io ve lo dicevo, cioè netta crescita, c'era qualche dubbioso. Pelliccia l'avevamo già visto nel precampionato, cioè l'avevo visto nel precampionato, netta crescita, cioè un bel giocatore, e poi è tuttora in netta crescita. Poi diciamo anche forse con i tempi, insomma, vanno un po' raffreddando. No, questa non te la passo, cioè no, che Pelliccia vada d'accordo con i tempi non te la passo. Questa. No, questa lo so che se l'ha preparata, perché io lo... di Pelliccia non si può più fare. No, facciamo in modo di tagliarla questa, anche se in diretta tagliamo lo stesso. Mauro, dici un po'. È bellissimo, come ha detto lui, penso che l'applauso finale ha qualcosa di più dei 3 punti. È bello vedere la tifoseria unita così tanto alla squadra, e penso che non si vedeva da tanto tempo una cosa del genere. Ti ripeto, è una cosa bellissima, e speriamo
speriamo di continuare così. E quanto è importante, Mauro, cioè, dopo una sconfitta, una partita del genere, cioè quante piazze? No, tu hai giocato, abbiamo visto, in tantissime piazze. Dove capita che... No, aspetta Mauro, l'ho visto perché io oggi mi sono sincerato, siccome l'anno scorso mi rimproverava, diceva che gli facevo le scalette piccole, oggi gli ho fatto la tua carriera quasi in due pagine, quindi qualcosa la conoscevamo già di nostro, però ad esempio mi era sfuggita l'Arzanese, aveva 32 presenze, dice forse una delle parentesi più importanti, quindi lui è andato a vedere tutta la storia, non è che lo sapesse. Insomma, è difficile vedere dopo una sconfitta del genere, no? È bello, ti ripeto, è bello essere uniti, essere una cosa sola, squadra e tifo. Io essendo di qua, anche vuoi per mio fratello, lo vivo da quando sono nato, quindi l'ultimo anno 2005-2006 della C2, quando si è vinto il campionato, secondo me è stata una cosa, si respirava proprio un'aria meravigliosa, nonché la finale... Avevi 13 anni, no? Sì. Però ti ricordi tutto in maniera... la finale playoff sotto la pioggia, 30.000... Sì. Spettatori. Ma sotto la pioggia, avevamo quasi dimenticato, avevamo annoverato qualche partita prima della trasmissione e avevamo quasi dimenticato quella corrente. E quindi personalmente posso dire che è una cosa magnifica e spero che continui così. Perfetto, diciamo che l'analisi della partita di ieri è stata ampiamente snocciolata. A me premeva qualche dato statistico, nel senso che la prima sconfitta stagionale del Taranto in campionato, 3-1, così come l'ultima sconfitta, che è quella di Cava, dove finì 3-1, anche l'ultima sconfitta. Invece in campionato il Taranto non perdeva da quasi 11 mesi. Mimmo, l'ultima sconfitta? Di chi? Del Taranto in campionato. 11 mesi fa? Sì, col Potenza. Col Potenza, 1-2, ce l'ho scritto. Gol di Miale, mi dice Mimmo Frusi. Siamo in attesa di sistemare il collegamento. Il nostro video inedito che possiamo, con cui possiamo... Stiamo cercando, la regia credo stia cercando di sistemare il collegamento con il presidente, però al momento pare che non sia possibile. Il prossimo turno, io direi che prima di andare... A proposito di partite bagnate, partite sfortunate, Ale, tu dicevi prima... Sì, quale partita ricordi tra le più bagnate? Stamattina sui vari guest di tifosi... così si ricordavano le partite bagnate o meglio i diluvi allo Iacovone. Ovviamente si faceva riferimento a Taranto Rende, si faceva riferimento al derby col Foggia di qualche anno fa, l'epoca del presidente Blasi con i gol di Toledo e De Florio, però molti hanno dimenticato la partita del dicembre 2002 contro la Viterbese giocata in Serie C1, che una partita molto simile a quella di ieri, diluvio, lo Iacovone veramente un pantano, la Viterbese che va su 2-0, però in quel caso la differenza tra la partita di ieri e l'altra volta la fece l'arbitro, perché l'arbitro in quel caso dette due rigori al Taranto che furono entrambi trasformati da Filippi. E quel Taranto comunque giocò anche in quel caso una bella partita, una partita maschia, rischiò di vincere e uscì fra gli applausi, solo che in quel caso pareggiammo e in questo caso abbiamo perso, la differenza purtroppo l'ha fatta l'arbitro. E comunque a proposito di sconfitte e di statistiche, io mi sono andato a prendere la statistica del girone d'andata del Taranto che vinse, l'unico Taranto che vinse la Serie D sul campo nel 95 con l'allenatore Cogliaconi, e quel Taranto nel girone di andata perse ben 3 partite addirittura. Perdemmo a Caivano alla quarta giornata, perdemmo contro il Gabbiano Napoli 1-0 e perdemmo 3-1 con espulsioni a San Severo. Vabbè, io faccio gli scongiuri, però no, che cosa voglio dire? Che voglio dire, purtroppo, ahimè, le sconfitte nessuno le vuole, però durante il corso del campionato capitano. Però è fondamentale la gestione della sconfitta. Ecco, l'applauso finale è fondamentale, è importante, perché cari ragazzi, perché in fondo la gara il Taranto l'ha fatta, la sua gara l'ha fatta. Questa gestione intelligente del post partita di un derby perso, che poteva essere perso perché purtroppo, ripeto, arbitro, condizioni meteorologiche, giornata storta, la sfortuna, può capitare, è importante, perché
rende la squadra in un certo senso consapevole della propria forza comunque permette alla squadra stessa domenica prossima di andare in campo a Fasano con uno spirito completamente diverso, cioè però, non lo spirito di una squadra sconfitta. Proprio di questo ci ricolleghiamo adesso al discorso che stava facendo Alessandro, perché una volta esaurita la discussione relativa al match ormai passato, che cerchiamo di, tutti quanti siamo concordi su voler ormai archiviare. Sì, ormai siamo asciugati, siamo asciutti. Sì, ormai siamo asciutti, quindi andiamo insomma comunque a leggere quelli che sono i risultati della giornata appena trascorsa, guardare poi la classifica e insomma commentare con i nostri ospiti. Allora, i risultati sono di questa settima giornata: Picerno Nardò 3-0, il Bitonto cade in casa sotto i colpi del Fasano per 1-2, Francavilla 1, Gelbison 0, pareggio reti bianche tra Gragnano e Savoia, si impone invece per 2-0 la Sarnese contro il Granata, ancora 0-0 tra Pomigliano e Altamura, 1-2 tra Sorrento Gravina, il Taranto cade tra le mura amiche come abbiamo ampiamente trattato, 1-3 sotto i colpi della Fidelissandria, invece 2-1 in extremis la vittoria del Cerignola contro il Nola. Mauro, qual è il risultato che più ti colpisce di questi che abbiamo visto? Il nostro, senza ombra di dubbio il nostro. Io cerco di fare la persona seria, però poi tu mi dai gli assist, vedi? Sto vedendola così, sì, assolutamente il nostro. Beh, però a me personalmente colpisce la forza, la portata della vittoria del Picerno contro il Nardò. È vero che il Picerno è l'attuale capolista, è una squadra che ha fatto benissimo sino a questo punto del campionato, Alessandro, però 3-0 in casa contro il Nardò non è mai facile. Il Nardò è sempre una squadra ostica. Sì, sicuramente il risultato del Picerno può sembrare eclatante, però in realtà il Nardò mi risulta che avesse anche una serie di assenze, quindi la sconfitta, tra l'altro veniva da una sconfitta casalinga, se non sbaglio, per cui il periodo negativo ci può stare. Diciamo che è stata una giornata condizionata dal meteo, perché per esempio mi risulta che l'Altamura abbia pareggiato fuori casa 0-0 sì. E anche loro si sono lamentati delle condizioni meteorologiche. Ma tante altre squadre, diciamo, hanno contestato il problema dei campi di gioco e del meteo. Andiamo incontro all'inverno, quindi questo ci può stare. Direi che io invece il risultato che ritengo fra i più sorprendenti è stata la vittoria del Fasano, che è il nostro prossimo avversario a Bitonto, soprattutto per come è maturata, perché in realtà il Fasano vince a Bitonto nel finale su un attacco del Bitonto. Il Fasano praticamente va in contropiede, il Bitonto non lascia nessun giocatore in retroguardia e quindi tre giocatori vanno a fare il gol del 2-1. Addirittura lì poi c'è una cosa quasi, direi, dilettantistica, ma anche farsesca, passatemi il termine. La panchina bitontina, accortasi della fesseria e con i tre giocatori del Fasano in contropiede, butta un pallone in campo. Cioè, pensate un po' a che punto si arriva. Le abbiamo viste anche ieri. È allucinante vedere. Io anche per questo ritengo che questa categoria si debba lasciare quanto prima possibile, perché sono veramente scene che non vorremmo davvero più vedere. No. Alberto, vittoria in extremis del Cerignola. Sì, io ieri guardavo. Poi vediamo la classifica. Guardavo i risultati di Savoia e Cerignola, perché non nascondo, sono le due squadre a cui guardo, che non mi preoccupano. Perché guardate il Picerno, ragazzi? Perché secondo me è una bolla. Secondo me è una bolla. Scusate, ma storicamente. Parlando. Se vuoi litigare, litighiamo. No. Prendo Francavilla che ha vinto il campionato. È una bolla anche il Gallipoli. È una bolla anche il Ravenna, il Porto Gruaro, ragazzi. Secondo me ha un gran bell'attacco. Esposito e Santaniello. E il clima che è tranquillo. Vabbè, ok, ho capito, però il clima tranquillo, però poi perde a un certo punto di stimoli, perde, secondo me. Poi vediamo. Ripeto, io guardo a Savoia e Cerignola per adesso, poi io magari mi sbaglierò. Perché io penso che ovviamente. Appena possibile vediamo la classifica e la commentiamo con Mimmo. Stiamo comunque provando a metterci in contatto con il presidente, dovesse risponderci sino a fine trasmissione. Saremo lieti di porre le domande che abbiamo insomma pensato per lui e quelle che ci sono state inviate dai nostri amici
tramite i canali social. Detto adesso, analizzati i risultati, la classifica non sorride più al Taranto come sorrideva la scorsa settimana. È solo un punto, come ci conferma la grafica, che vede appunto come nuova battistrada il Picerno, diretta in segretrice un terzetto, Taranto Cerignola e Altamura, a ruota il Bitonto con il Fasano a quota 12, quindi solo due punti ci distanziano dal prossimo avversario che è il Fasano. 11 per Gravina, Gelbison, Fidelissanti, a 10 Trento, 5 Pomigliano, 4 Gragnano e Nola, chiude il fanalino di coda il Granata con 3 punti. Mimmo. Dario, c'è appunto, lo sai che ci seguono in tanti sulla nostra pagina Facebook, insomma c'è anche Tonio Franchina che ci saluta e ci dice che secondo lui il Picerno arriverà fino in fondo. Tonio, noi ci auguriamo di no, speriamo che sia il Taranto arrivare fino in fondo. Che sia però secondo fino alla 33esima giornata e poi all'ultima giornata passi prima, proprio per questo problema dei vertigini che abbiamo. La classifica è molto corta ed ha ampi margini di miglioramento per il Taranto. Il campionato è livellatissimo, le forze a mio parere non sono ancora emerse totalmente. Sicuramente Cerignola, Altamura, a mio parere, Picerno e Taranto hanno quel qualcosa in più. Correggetemi se sbaglio. Io aggiungerei il Savoia, perché il Savoia per tradizione, tenete presente che il Savoia ha fatto la Serie B, ha uno stadio forse fra i pochi che possiamo definire effettivamente stadio certo. A pubblico, quindi io credo che invece è anche una bella squadra. Non vi nascondo che la vittoria di domenica scorsa a Torre Annunziata è stata una vittoria da 6 punti, per cui io il Savoia, come diceva giustamente Alberto, la terrei in considerazione, ripeto per una questione di tradizione, ma anche per la squadra, e ha un ottimo allenatore che è squillante. Voglio chiederlo a Mauro anche questa classifica, se pensavi insomma che questo Taranto a questo punto del campionato potesse essere lì in alto, se aspettavi ancora di più, oppure se c'è qualcosa che ti sorprende in particolar modo di questa classifica. Secondo me, come ha detto lui, per ora è prematuro di parlare di classifica. Secondo me dobbiamo aspettare altre 7-8 giornate prima, quindi alla fine del girone d'andata, di giudicarlo. Ora ogni domenica vediamo, certo, l'alternarsi delle squadre in classifica. Dobbiamo aspettare un attimino. Secondo me è livellato come campionato e speriamo, confronto a quello che ha scritto, speriamo ci che sono, abbiamo ci sono 9 squadre con noi la fine. Sì, è vero, 9 squadre in 4 punti. Infatti dicevamo prima, la classifica è cortissima, anche il Gravina e il Fasano, che andremo ad incontrare domenica, è a soli 2 punti da noi e a 3 dal Picerno. Ma anche squadre che stanno sotto, tipo Sarnese e Gragnano, cioè ragazzi, a me non hanno fatto una brutta impressione. Cioè, certo. Gragnano c'è una bella squadra. Certo. Sarnese anche, cioè. Ci iniziamo ad addentrare alla partita di domenica, che è una partita difficilissima, al di là di ciò che dice la classifica, come diciamo, distanze minime. Fasano è una squadra che ha dimostrato anche in Coppa di essere una squadra molto ostica, ci ha messo in difficoltà. Mauro è stato uno dei protagonisti di quella partita. Il Taranto affronterà la sfida contro il Fasano con 2 assenze importanti, che sono quelle di Marsilio e Manzo, che saranno certamente appiedati dal giudice sportivo. Anche il Fasano ha uno squalificato, che è Montaldi. Analizzavamo prima con i nostri ospiti, è vero che Montaldi non è una delle pedine titolari tra virgolette di quel Fasano, ma è sempre non trovarlo contro, vero Mauro? Sì, è una persona, di un giocatore d'esperienza sicuramente. È un attaccante molto 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 fastidioso. Dicevamo che è terzo in classifica, a pari punti con il Bitonto, e ha fuori casa paradossalmente un rallino di marcia migliore di quello che non ha in casa. Infatti adesso andiamo a sfatare questo mito, sì. Come al solito, una sola sconfitta e ha fatto 7 punti in trasferta e 5 in casa. Alberto. Sì, no, io e Mauro stiamo facendo lo stesso gesto, mi sono reso conto. Sì, no, diciamo che gli amici in diretta hanno colto il gesto sicuramente. Allora, analizziamo questa partita. Che partita ti aspetti a Fasano? Nel frattempo proveremo anche, abbiamo un altro ospite, questo speriamo che ci risponda, ed è il direttore generale del Fasano, Antonio Obiettivo. Nel frattempo analizziamo la partita di domenica. Inutile nasconderlo che ci aspettano tutti, perché siamo il Taranto, per la squadra basonata. La trasferta dovrebbe essere aperta, Alberto, cioè quindi c'è questa, ci andiamo, e ci andiamo. Bene, beh, finalmente. No, non dico una cosa positiva, insomma. Sì, no, ma lo sappiamo, ce lo aspettiamo che appunto ci aspettano.
Però potrebbe essere uno stimolo anche per noi non dare nulla per scontato. È una partita tosta, senza dubbio, perché comunque è una squadra che non gioca affatto male, è ben allenata, ben messa in campo, ha 3-4 giocatori di esperienza, anzi 3 perché uno è squalificato, ecco. Insomma. Vedevo ieri addirittura in panchina, mi ha sorpreso, tu forse lo conosci meglio di noi, Lanzillotta. Avete giocato insieme a Monopoli, se non vado errato, non vi siete trovati a Monopoli, però lui era stato per diverso tempo a Monopoli. Centrocampista importante, io lo ricordo contro il Taranto, giovanile del Bari, capitano della primavera del Bari, un giocatore molto importante, ieri in panchina, loro in campo, così come Anglani, ha deciso la partita un giocatore molto molto conosciuto che è Enis Nadarevic, che ha segnato in chiusura. Alessandro, questa squadra? Fasano è la classica squadra di categoria, tra l'altro consideriamo che è una squadra che viene dal campionato di eccellenza, è una squadra che è abbastanza ben rodata, che è stata puntellata con qualche elemento di esperienza, però parte da una base che si conosce abbastanza bene. Il punto di forza potrebbe essere anche il suo stadio, perché io ricordo la partita di Coppa e a proposito di terreni di gioco pessimi, ricordo un terreno di gioco abbastanza messo male, dove una squadra tecnica come il Taranto sicuramente non si trova molto a suo agio, per cui la partita si presenta come una partita abbastanza difficile, anche perché loro vengono da una vittoria in trasferta. Noi Alessandro, ti devo interrompere, perdonami, perché dovremmo avere in diretta il direttore generale del Fasano, Antonio Obiettivo. Direttore, buonasera. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, saluti a tutti quanti. Direttore, mi sente? Sì, vi sento un po' in lontananza, però vi sento. Riprendiamo la nostra analisi, magari ci riproviamo a breve. Era in diretta, sarà accaduto. Dicevamo che quindi la forza del Fasano è una buona amalgama che c'hanno, perché vengono da un campionato di eccellenza vinto e poi anche una maggiore abitudine a giocare su quel terreno di gioco che, ripeto, è abbastanza messo male. Certo. Quindi io direi che la partita che si presenta è una partita assolutamente non facile. La cosa sulla quale dobbiamo basarci è la grande rabbia che abbiamo dentro tutti quanti, la squadra e noi tifosi, dopo la partita di ieri, cioè quella voglia di rivalsa, quella voglia di dimostrare che effettivamente il risultato di ieri è stato un risultato bugiardo, il voler riprendere immediatamente il cammino. Il Taranto ha già dimostrato di essere una squadra che comunque è una squadra battagliera, è una squadra che incarna perfettamente quello che è il carattere del suo allenatore, che Panarelli ha dimostrato in queste 7 partite di essere un tecnico oltre che preparato, anche abbastanza arrembante. Ieri ha una mossa alla Mourinho ieri, tutti avanti, ha messo praticamente la squadra avanti. D'altronde la partita l'aveva praticamente, la stava perdendo, mancava poco, quindi è chiaro che la mossa era. Io volevo sapere da Mimmo, ti faccio addirittura le domande, vedi, voglio sapere da Mimmo che come pensi che, non lo posso chiedere a Mauro perché Mauro sarebbe di parte, quindi non lo voglio sapere. In realtà, assolutamente. Come ci andiamo a sistemare al centrocampo? Ma non è che c'è molta scelta, insomma, c'è Gori qua, quindi vuol dire per forza che giocherà Gori. Non puoi dire non gioca. Cioè. Hai visto? Che assist? A parte gli scherzi, dai. È passato che c'è un partitone, Mauro. Assolutamente. Gran partita. Quindi non variamo modulo. Io non credo che il mister vari modulo, anche se lo ha fatto, insomma, in qualche partita dedicata l'ha fatto inizialmente, specie a Cerignola, però io penso che si schiererà due con Massimo e Gori centrali, e in corso d'opera poi ci potrebbe essere l'innesto di Guadagno, Buona Volontà, insomma, che sono due under, soprattutto il primo che anche ieri si è immedesimato veramente bene nella partita, è uscito con la maglietta completamente sporca di fango e ha rischiato anche di portarci al pareggio, insomma. Mimmo un debole per Buona Volontà, sì, è da tempo in memo, già dal ritiro, è vero, me l'avete raccontato, che già dal ritiro. Già dal ritiro lui disse Buona Volontà è un bel giocatore, un bell'anno. Io penso che si schiererà due a centrocampo con i tre davanti e penso che anche dietro forse potrebbe servire al giovane Carullo, insomma, non debba prenderla come una bocciatura, insomma, potrebbe servire un turno. Ale, scusami se non so se potrebbe servire un attimino una partita di... Allora, io volevo evidenziare due cose. La prima,
centrocampo. Allora, possiamo provare? Per, Alessandro, ho sempre fatto a posto, perdonami, ma ogni volta prendi la parola c'è la possibilità di sentire il direttore. Sembra che lo facciamo apposta. Se, se pensi che lo facciamo apposta è colpa di Mimmo, non è colpa mia, è colpa dei tecnici. No, no, stanno facendo un lavorone i nostri tecnici. Purtroppo non stiamo riuscendo a metterci in contatto in alcune situazioni per colpa nostra, in altre per colpa di qualcun altro, ma non, questo, questo è un dettaglio. Abbiamo il direttore? Sì, pronto, buonasera. Sì, direttore, la sento lontanissimo, ma la sento. Anch'io vi sento lontanissimo, però io sono Renato voi a Taranto, sono 100 non è un problema. Direttore, ho colto la battuta, ma non sono riuscito a sentire il resto. Stiamo provando a sistemare nel, nel frattempo le problematiche relative all'audio. Io vi sento bene comunque adesso. Direttore? Sì, allora adesso forse ci sentiamo meglio. Innanzitutto buonasera e benvenuto, grazie, grazie mille dell'invito, è per noi un piacere averla in trasmissione seppur a livello telefonico. Il piacere è mio, vi ringrazio per l'invito e una buonasera intanto a tutti gli ospiti, a Gori in modo particolare che affronteremo domenica e a Mimmo Frusi che mi ha invitato di persona. Sì, sì, infatti Mimmo... Sì, ciao Antonio, grazie, grazie di essere intervenuto. Ha fatto la tramite con la speranza di riuscire ad avere il collegamento, collegamento stabile. Io volevo un attimo chiederle, così a bruciapelo, come arriva il Fasano alla partita di domenica? Insomma, arrivate a 2 punti dal Taranto con la possibilità di scavalcarlo in caso di vittoria e di guadagnare una piazza importante in classifica. Bellissima vittoria a Bitonto, ai ragazzi ho predicato subito umiltà e di iniziare a ragionare già in ottica Taranto. Perfetto, direttore, nonostante le problematiche comunque siamo riusciti a intuire che c'è entusiasmo nella, nella piazza perché è arrivata una vittoria importante. Ieri una vittoria, come ci diceva, in extremis, quindi che ha valore doppio. Il Taranto arriverà con 2 assenze importanti, saranno sicuramente sofferite. Abbiamo qui Mauro che con i dovuti scongiuri dovrebbe essere in campo per quelle che sono le nostre proiezioni domenica. Comunque sarà una partita maschia. Immaginiamo che anche l'ambiente a Fasano sia caldo, sia carico, perché Fasano-Taranto è sempre una partita abbastanza accesa. A questo proposito volevo un attimino specificare, sì, sicuramente sarà una partita maschia, ma nel rettangolo verde. Quello che volevo specificare è che mi aspetto da parte di tutte le componenti, soprattutto le tifoserie, un comportamento maturo, perché in settimana abbiamo avuto un incontro con la prefettura e ci siamo messi nelle condizioni di poter ospitare il Taranto, però è chiaro che da parte delle tifoserie serve una grande mano, serve maturità e dimostrazione, insomma, di poter ambire a categorie e a palcoscenici diversi. È chiaro che mettendoci nelle condizioni noi abbiamo fatto un grande lavoro di organizzazione in questo momento per permettere di non vietare la partita, insomma, per non far perdere questo spettacolo ai tifosi del Taranto. Quindi l'obiettivo prioritario è questo, la massima correttezza da parte di entrambe le tifoserie. Poi quello che succederà in campo lo meriterà chi farà un gol in più, insomma, al di là degli aspetti agonistici che probabilmente una gara come questa richiama, no? Va bene direttore, noi la ringraziamo, purtroppo non riusciamo, l'abbiamo sentita bene fino a un certo punto, adesso abbiamo dei problemi con l'audio, comunque la ringraziamo e speriamo di averla qui con noi in una delle prossime puntate. Buona serata. Buona serata a voi. Signori, allora dobbiamo comunque procedere con quella che è l'analisi. Il direttore ce la siamo persi, fino a un certo punto siamo riusciti a ascoltare qualcosa di ciò che diceva, ma la distanza tra Taranto e Fasano è troppo accentuata e quindi non siamo riusciti. Stiamo comunque provando a contattare il presidente Giove, ma non c'è verso. Questo glielo dici tu domani, dice il presidente. Abbiamo provato a contattarlo, ma i giornalisti non sono riusciti a mettersi in contatto. Mimmo! Dario, che ti devo dire? Siamo quasi in chiusura. Siamo quasi in chiusura. Una domanda? No, sembrava una domanda, mi chiedi, siamo quasi in chiusura? Sì, siamo quasi in chiusura. Siamo quasi in chiusura. L'anno scorso in radio era più facile perché comunque ci toccavamo, cioè, no, invece quest'anno in TV siamo un po' più impostati. Sì, infatti poi c'erano dei momenti in cui facevo
sì, sì, invece eravamo vestiti molto peggio l'anno scorso. Cioè, io mi ricordo la barba lunga, sai. Invece qui bisogna darsi un po' come Alberto. Mi sono venuto adeguato l'anno scorso. Io ero vestito come Alberto l'anno scorso, invece quest'anno, anche perché mi ha vestito mia moglie oggi, mi ha detto metti la camicia, ma vestito completamente lei, quindi saluto mia moglie. Mi ha vestito mio figlio, si vede. Va bene, allora Mimmo, spazio. Allora, posso andare? Allora, ragazzi... No, però spiegaci che facciamo, Mimmo. Allora, adesso con voi, per questa prima puntata, inauguriamo una rubrica. Una rubrica che non ha nome ancora, quindi... Man mano perché, perché non ha nome, Mimmo? Perché è una rubrica senza nome, perché sono... Perché non per scelta. C'è stato il tempo. Non pensiamo tutta la settimana. Comunque, diciamo, questo è il nostro modo di fare la trasmissione, invece. Fino adesso ci siamo mantenuti. Adesso, la seconda puntata sarà tutto diverso, sarà perché penso. Perderemo quel barlume di serietà, quel briciolo di serietà che abbiamo avuto stasera. Allora, partendo dall'ordine di anzianità di tifoseria, quindi io farei la tanza standard di Gori, perché Gori penso sia un tifoso forse anche più anziano. Però ha dimostrato, guarda, prima domanda ha fatto che qual è l'ultimo campionato che abbiamo vinto, io muto così, e lui invece 2005-2006, facile. Allora faremo questo giochino, ovviamente avete 60 secondi, però il tempo non lo porterà nessuno, quindi non vi anche perché se, no, ma 60 secondi e finiamo domani. No, infatti 60 secondi per nascondere la pancia, stai in potremmo fare, sai che c'è, potremmo fare una cosa proprio originale, 90 secondi. Perché non 60, no? 30 a te, andiamo 90 secondi, quindi per rispondere a 5 domande romantiche sul Taranto. Quindi Alessandro, parto da te, sei il primo di inaugurare questa rubrica. Okay, allora, qual è la prima partita del Taranto che hai visto? 90 secondi per 5 domande, non per una. Allora, senti, la prima partita del Taranto che ho visto era tantissimi anni fa, perché considerate che era una partita del 1974, 73-74, io avevo circa 4 anni, se non ricordo male era un Taranto-Livorno. Risultato? Vittoria per 1-0, ricordo solo che la notte ero fibrillazione, perché chiaramente considerate che allora la media degli spettatori allo Iacovone, al Salinella allora, era di 20.000 persone la domenica, per cui un bambino di 4 anni portato in tribuna, dove c'era quella tribuna con quelle sedioline che facevano un rumore impressionante. Io mi sedevo sempre sulle scalinate in legno, perché mio padre aveva il suo posto in tribuna e io chiaramente mi dovevo adattare su queste sui gradini in legno. Quindi su questo mi ricordo che stai facendo, mi rilascio subito alla seconda domanda. Alessandro ci deve 40 secondi indietro almeno. Il giocatore del Taranto al quale sei più legato, non quello più forte, al quale sei più legato? Ce l'abbiamo la risposta? Allora, il giocatore del Taranto al quale sono più legato sicuramente è Franco Selvaggi, ma perché è stato il giocatore estroso, fantasioso, che per un ragazzino vuol dire tutto, il numero 10, il classico numero 10. Eppure vi posso dire anche che quello che ammiravo tantissimo era invece Stefano Dradi, perché l'altezza, il ruolo che svolgeva, lo stopper, mi intrigava tantissimo quando quindi ero sei piccolo. Indeciso tra Selvaggio e volevo diventare alto, poi alla fine sono riuscito. Terza domanda, Ale, il gol più bello. Questo è il bomba, gol, deve essere, il gol più bello, guardate, ne ho visti tantissimi, uno, ma proprio tantissimi. Ve ne devo dire uno, è difficile perché stiamo parlando di 44 anni di Taranto. Non vale dire il prossimo? No, sicuramente vi dico per una questione di affetto, vi dico quel gol del novembre 77, il pallonetto di Iacovone nel derby vinto con il Bari 1-0. Bellissimo. Descrivi il Taranto con un aggettivo. Un aggettivo, quello del primo che ti viene in mente per il Taranto. Unico amore. Se il Taranto fosse una canzone, che canzone sarebbe per te? Questo è difficile, eh? Io ce l'ho invece. Questo è difficile, perché ti ha preparato prima. Canzone, se il Taranto fosse una canzone, possiamo, Ale, mi dispiace, non ci lasceremo mai. Io devo interrompere sempre Alessandro. Mi dispiace, sembra una cosa, ripeto, fatta apposta. Perché ha superato? Sì. Forse abbiamo il presidente Massimo Giove in linea? Forse. Presidente c'è, ma non riusciamo a sentirlo. Sì, c'è. Presidente, buonasera. Lo sentiamo bassissimo, quindi stesso problema di prima, purtroppo non riusciamo a parlare con i nostri ospiti telefonici. Proviamo a mettere il microfono vicino al telefono.
niente da fare. Ringraziamo comunque il presidente per la disponibilità, le domande le gireremo in formato cartaceo a Mauro Gori, che le girerà al presidente direttamente e daremo, il responso. Allora sì, andiamo avanti. Ok, allora Alberto, tocca a te adesso. Mauro, già dove sei? Qual è la prima partita del Taranto che hai visto? 90 secondi per tutte le domande. Mi ricordo un Taranto cremonese, non te ricordo, diciamo che c'era l'abitudine a vedere il Taranto, quindi ogni domenica eravamo qui pranzo da mia nonna, da qualche zia, mio padre, nono di 11 fratelli, ma tipica per i cugini del tavolato, insomma, se questi di persona non erano pranzi. E a proposito di questi di persona, c'erano i miei cugini più grandi che ogni tanto, spesso, mi scippavano, alla mia famiglia mi portavano allo stadio. Mi ricordo un Taranto cremonese, però non mi chiede di risultato perché non no, non è previsto, tranquillo. Quindi il giocatore del Taranto al quale ti senti più legato, non quello più forte. Non vale dire gol questo. Anche perché. Grazie. Allora, giocatore di fascia, Colombini e Gori. Sì, a sto punto se Colombini andava. Cillo. Il gol più bello del Taranto. Anche quello non più bello stilisticamente, quello che per te significa il gol a Roma da fuori area di Fabio Prosperi. A proposito di acqua, anche partite bagnate. Di bei ricordi anche. Il Taranto con un aggettivo, una parola. Malattia, se Taranto fosse una canzone. Di tanto amore Ivano Fossati. Mamma mia. Ma sapete cosa succede a Roma, no? Che cantano Giardini di Marzo, la parte razziale, certo. E grazie a Roma, il mio sogno è che a Via Covone si canti di tanto amore. Adesso quindi facciamo un appello allo speaker Piepoli, perché affinché si possa... È bellissima, poi parla, io la avvicino, la accosto con la canzone alla maglia, di tanto amore parla, secondo me, della maglia. Ci hai stupito, perché a discapito di un aspetto fisico burbero... Hai visto? Vai a toccare delle corde talmente sottili, signori, chapeau. Andate ad ascoltare di tanto amore. Va bene, lo faremo. Eh sì, a sto punto, un momento poesia. Allora, secondo le analisi della PGC, la catena destra da andiamo. Vuoi farvi le domande sono sempre le stesse. Qual è la prima partita del Taranto che hai visto? Non ricordo. Abitando di fronte allo Iacopone ne ha viste tante, riportavano anche da piccoli inglesi gli ultimi 10 minuti quando aprivano le porte della gradinata, mi buttavo, scappavo dal cortile per andare, quindi non ricordo. Il giocatore del Taranto al quale sei più legato, non vale dire Gori, cognomi che inizio per la G e finiscono per la E, non li puoi dire. Penso non il più forte, è quello che ti senti più legato, anche che ti rappresenta di più. Monza. Posso dire che anche io avrei detto Aldo Monza. Siamo in tre Aldo Monza, quindi un appello a Aldo Monza, vienici a trovare, perché siamo tre fan spudorati. Il gol più bello del Taranto che ricordi con maggior piacere? Il tiro cross di De Liguori. Bello. Però poteva dire, mi sarei aspettato il gol di Aldo Monza con la Torres sotto un diluvio clamoroso, una bordata di però Monza. Non è neanche il mio gol. No. Domenica, e abbiamo già detto che se dovesse far gol, ci verrà a ringraziare sotto la telecamera, è vero Mauro? Speriamo. No, l'aspettiamo. Con i dovuti scongiuri come prima, uguale, stesso scongiuro di prima, ma se dovesse far gol, ci viene a salutare. A proposito di diluvi e di Gori, chiaramente voi siete più giovani di me, ma io ricordo il derby, il famoso derby del 3-3 del 79, dove in quella partita segnò proprio Graziano Gori, e Sergnano Selvaggi, Gori e Caputi, e quella partita, quel 3-3, fu giocato sotto la pioggia, perché il derby di Bari, chissà perché, si giocavano spesso sotto la pioggia della vittoria. Allora io domande per sì, perdonami, descrivi il Taranto con un aggettivo. Amore. Che bello. Se il Taranto fosse una canzone, che canzone sarebbe per te? Non lo so, dimmela tu. Bravo, mettilo in difficoltà, perché è bello quando lo metti in difficoltà. Perché dobbiamo rendere la canzone come tua parte. No, noi ce la faremo all'ultima giornata questa cosa. Noi sì, tu lo fai a me, c'è uno scambio. Questa rubrica senza nome, ok, grazie. La rubrica senza nome, vabbè, allora dobbiamo innanzitutto mi preme ringraziare di nuovo, perché siamo quasi in chiusura, abbiamo l'ultimo contributo che adesso vi svelo subito, mi preme ringraziare il Bar Martà che ci ha ospitato.
per questa prima puntata di esordio, al di là di qualche piccolo problemino tecnico che stiamo risolvendo, io devo ringraziare la regia curata da Luca De Vito e da Antonello Ingenito. In chiusura però dobbiamo dare spazio, non siamo riusciti a sentire il presidente bene, il direttore generale del Fasano. Obiettivo, abbiamo immaginato quello che voleva dirci, abbiamo pensato quello che voleva che noi dicessimo. A Mimmo do la parola perché c'è il contributo video, quello speciale di Cosmopolis Media, che solo le telecamere di Cosmopolis Media sono riuscite a riprendere. Quindi in chiusura noi innanzitutto vi salutiamo, vi ringraziamo e vi lasciamo alle immagini. Innanzitutto, anzi, prima fatemi salutare gli ospiti, e quindi salutiamo, ringraziamo nell'ordine Mauro Gori. Grazie a voi. Grazie di essere stato qui, grazie ad Alessandro Latanza, opinionista. Grazie a voi, buonasera a tutti. E grazie anche al nostro ospite di spessore, Alberto Stendardi. Sì, sono messo mia dieta, sì, sì, sì. Ovviamente stiamo raccogliendo i fondi per una camicia da Alberto. Non che dovevate darmi. Mimmo, io ti saluto con un aforisma, guarda, sì, sul calcio, sugli arbitri, guarda molto caso. Molto breve, guarda, è di Franco Rossi e dice: errare è umano, perseverare è d'arbitri. Perfetto, con questo chiudiamo. Vi ringraziamo, ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21 sempre su Cosmopolis Media TV e vi lasciamo il nostro contributo esclusivo. Alla prossima! Il nuvolone da impiegati. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Calo! Fermi! Calo! C'entra! Provi a rana! Lasciala, addio! Tira! Ma è una palla altissima! È impregnata d'acqua! La respingo io di testa! È sicuro? Sicurissimo! Quando Fantozzi vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire. Non rimbalza, guardi! Non rimbalza più! Non rimbalza più, eh? Sospesa, tutti a casa! L'anno scorso vinsero gli Amogliati per 3 infarti a 2 annegati.